L'opera, restaurata negli anni Ottanta, all'epoca versava in pessimo stato di conservazione. Purtroppo, dopo 30 anni, si è ripresentato lo stesso problema di attacchi di insetti xilofagi, quindi l'operazione di restauro sarà più che in restauro un pronto intervento. Quindi si cercherà di fare una disinfestazione sia in bolla, quindi utilizzando sostanze che eliminano tutti i tarli, quindi a base di permetrina. Dopodiché si inserirà in questa bolla che si metterà in quarantena per circa una ventina di giorni. E tra ogni 3 giorni circa si inietterà per via nebulizzata all'interno di questa bolla per aumentare l'effetto del prodotto. Finita questa operazione di quarantena, si procederà comunque a una revisione degli strati superficiali pittorici. E quindi alla coesione, ci sono parti decoese della struttura della pellicola pittorica sul legno, quindi si faranno infiltrazioni di collette animali per fissare il tutto. Dopodiché si controllerà la parte estetica se ci sono piccole abrasioni o dei graffi che si sono fatti durante i 30 anni dell'opera.